A causa di un guasto alla mia connessione casalinga, necessitavo disperatamente di un luogo dove connettermi gratuitamente ad internet per tutto il giorno con il mio portatile e continuare a lavorare. Mi venne in aiuto Paolo, che a casa sua ha una connessione senza fili di cui avrei potuto usufruire liberamente. Casa di Paolo mi era stata descritta come un luogo dove regnano anarchia e disordine, dove il caos va a braccetto con la disorganizzazione e dove un tipo preciso come me in breve sarebbe impazzito. Paolo vive in un palazzo molto bello, poco fuori dal centro di Roma, in un appartamento grande, che da tempo affitta ad amici e studenti. Purtroppo non ho immagini dei primi giorni che ho passato lì, perché l'idea di documentare quello che vedevo l'ho avuta solo quando mi sono reso conto di quello che succedeva. Ma forse è meglio così, perché i primi 2 o 3 giorni da Paolo sono stati per me devastanti. L'impatto con quel mondo mi aveva provato e affaticato. Al momento del mio arrivo c'erano, oltre a Paolo, Guglielmo e Tobi, un ragazzo tedesco in Erasmus in Italia. Tutti ormai soggetti a ciò che all'inizio non capivo e alla fine avrei chiamato la sindrome di casa di Paolo. La mattina arrivavo non sempre di buon'ora e alle volte anche di pomeriggio, ma qualunque fosse l'orario, la visione che mi si presentava davanti era sempre la medesima. Un uomo assonnato, in bermuda o a torso nudo, che mi apre la porta spesso con tutte le finestre della casa ancora chiuse. Dalla situazione che trovavo sul tavolo del salotto, il tavolo multifunzione dove si fa di tutto, da mangiare a lavorare, riuscivo sempre a capire che cosa fosse successo la sera prima, o quantomeno cosa avessero mangiato e quante persone ci fossero state. Si trattava quasi mai di semplici pasticci e semplici bevute. C'erano sempre resti organici, bicchieri svuotati e bottiglie a metà. Non posso dire che non si studiasse a casa di Paolo. Certo, magari non con una forte regolarità, ma più di una volta mi sono ritrovato al tavolo multifunzione con gli altri a studiare anche per ore di seguito. Non è infatti quello il cuore della sindrome di casa di Paolo. È più un misto tra l'assuefazione alla caoticità e l'esigenza di mantenere una vita che all'esterno risulti normale. Certo, la stagione non aiutava a mantenere la normalità. Le mie 2 settimane di permanenza a casa di Paolo, infatti, sono state nel bel mezzo di giugno, quando un caldo asfissiante attanagliava la città. A casa di Paolo non ci sono condizionatori di alcun tipo, e l'unico rimedio all'afa era costituito da alcuni ventilatori posizionati un po' in tutta casa. Il ragazzo tedesco sembrava ottimamente integrato in questo meccanismo, conduceva un'esistenza abbastanza riservata dalla quale usciva a tratti per qualche lamentela di poco conto o per farsi i fatti suoi, ma mai per intromettersi nel caos. Quando parlo di caos, intendo la difficoltà a dare conto di ciò che accade intorno a sé e soprattutto l'impossibilità di fare previsioni affidabili su ciò che accadrà. Quando sembra che tutto rientri in uno schema fisso, questo salta immediatamente. E quando si capiscono alcuni ruoli, questi sono ribaltati. Discorso diverso per Guglielmo, che nel caos ci sguazza. Diviso a metà tra 2 case, con parte della sua roba in una e parte nell'altra, Guglielmo dorme quando deve vivere e vive quando deve dormire, senza problemi. Studia con una continuità tutta sua e gode continuamente dei frutti del caos, trovando in essi una conferma positiva del suo stile di vita. Sto vedendo cazzo. Alle 7:30 di sera si è appena svegliato e stai vedendo cazzo. Stai tagliando? Ma tra poco mangiamo e tra poco arrivano gli altri. Via tutto bene, via alla grande. E quando intendi mangiarla? Quando intendi mangiarla? Dormirei.
Questa la lasciamo rifornare un pochettino. Ma il re di tutta questa situazione è chiaramente Paolo, dittatore e padre amorevole, deus ex machina ma anche origine del caos in sé. È Paolo, non a caso, l'unico elemento veramente coerente con l'ambiente che si instaura a casa sua. Questa cosa è Paolo? Quella, tra i spagnoli e amico. E non l'hai mai restituita? No. Mi ha trovata dentro i bagagli, non è che... Ah, dentro i bagagli, chi te l'aveva messa? Mi trovavo ad Alicante. Già, è successo quella... Quando siamo andati in Spagna, tu? E quella ragazza... Sì. Quando è successo? E l'hai sempre tenuta, non l'hai mai buttata? No, sarà questa una fotografia. Cioè, non so dove sia. Nei bagagli. Sì, ma penso che fosse qualcosa di osco, perché ero in una stazione di bus, no? E a un certo punto dentro... Ho lasciato i bagagli un secondo. Poi sono partito col bus. Ho trovato dentro una sacchetta, tipo un... era una busta, questa carta qua di Munoz Ray Evicton, e poi c'era anche una foto fatta con una macchina di quelle, come si dice? Polaroid. Polaroid. In viaggio poi non ci ho pensato a esibirla, poi quando sei a Roma... La sei tenuta per sempre. La fa il culo, sì. Paolo succede di tutto, tutti i giorni, e ha sempre un rimedio. Paolo ha sempre un asso nella manica, e quando pensi di avere capito qualcosa ti stupisce. Con casa droga mi si è fermata la moto. Dove ti sei fermata? Mi si è fermata la pizza del... E come hai fatto da lì a qui? Che stai facendo? Niente, visto che manca un ingrediente in questa cucina. A cominciare all'olio. Nel senso, questo ingrediente. Al parmigiano per condire la pasta. Allora io mi faccio una pasta con soltanto i pomodori e la pasta. Pensando che era una cosa tanissima. E questo pensiero... E perché li lessi così come fossero bustine da te? Non è un nemico. Mi ha fatto vedere, insomma, funziona abbastanza bene, ma devo... perché, boh, per penitenza. Perché no? Non sono meritato. E quindi, spero che, cioè, il pensiero di mangiare qualcosa di grossissimo, no? Basta compensare il sapore. Che schifo. Un schifo. E poi questo devo togliere. Quando vedi la casa nel disordine e nella sporcizia e ormai ti sei abituato a considerarla una normalità, a totale sorpresa, alle 10:30 del mattino Paolo si mette a pulire per 2 ore con una perizia che raramente si vede e tutto torna pulitissimo. Quando vedi cucinare sempre tutti tranne Paolo e pensi che non abbia voglia o fantasia per mettersi ai fornelli, d'un tratto una sera torna a casa con ingredienti di vario tipo, tradizionali e non, e si chiude in cucina per più di un'ora per preparare panini imbottiti con tanto di salsine esotiche e di suo parto. Bene, questa qua è una salsina che è composta da avocado, un po' di peperoncino, naturalmente fresco, quello lì, tipo peperone della Guatemala, più un paio di pomodoro, e tutto brulato, insomma, risultato apprezzabile, una guacamole buona, 200. Poi questo qua è un mix di Worcester sauce, maionese e mostarda, non so come dire. Dopodiché, vabbè, insomma, ho messo
Ci vuole la coppia. Ecco. Ma vedo mica male, eh. È tutta una cosa in generale. È veramente studiata e ho detto questo che sciacqua direi. Più il satiro. Come cosa del genere ho presa a Londra, tipo BBQ Burger, una catena molto figa di hamburger che fanno artisti, ognuno è tipo un hamburger più zelandese, non lo so, ah, tipo capito. Era questa. E i panini, che dovrebbero venire uno schifo, sono in realtà buonissimi. Non è soddisfatto. È gustoso? Sì. Vuoi sperare che tu ci abbia messo tutto? Eh beh, sì. Quando vedi che i suoi coinquilini si lamentano per giorni perché compra solo verdure per cucinare minestroni d'estate e pensi che ci sia un disordine alimentare, il giorno dopo si presenta a pranzo con due ottime bistecche cotte a regola d'arte con le salsine più adeguate per accompagnarle. Cos'è uno fagiolini? Minestrone! No, niente di estranei. Oggi mangiamo una bistecca. Un po' di bistecca. La bistecca? Apprezzabile, no? Sì, sì, senz'altro. Ma sì. È questo che intendo quando parlo di impossibilità di fare previsioni, perché Paolo, l'elemento più caotico e imprevedibile della casa, si dimostra anche l'unico in grado di preparare un ottimo pranzo e l'unico in grado di pulire veramente la casa. L'origine e la causa di ogni stranezza si dimostra insomma la persona più normale. Così, dopo una settimana e mezza, immerso nella vita caotica di casa di Paolo, immerso in quello che doveva essere il mio inferno personale, fatto di illogicità, caos e disordine mentale, invece che impazzire definitivamente, mi stavo cominciando ad abituare. Nonostante il distacco e la riluttanza iniziali, lentamente mi stavo facendo contagiare anche io dalla sindrome di casa di Paolo. All'esterno sembrava che tutto scorresse come al solito, ma sempre di più il mio stile di vita aderiva a quello di Paolo, Guglielmo e Toby. Non che alla fine mi dispiacesse, anzi, dopo tutto quel tempo cominciavo a trovare stranamente rassicurante quella sensazione di continua imprevedibilità. Cominciavo quasi a capire Guglielmo e la sua soddisfazione. Ma poi, com'è che è quasi andata? Cioè, dall'idea che questo stai a tavola e che professionista! Sì, alla fine non era così male, e incredibilmente il mio lavoro non aveva subito alcun cambiamento. Stavo lì e tra un dovere e l'altro mi ascoltavo Paolo, che con un tutore al ginocchio, a causa di un non ben precisato incidente occorso in un weekend a Barcellona, declamava qualche pagina di Bret Easton Ellis. Somebody came and took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate, don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.